Ciao a tutti e benvenuti nel consueto appuntamento del lunedì con la lettura dell'articolo che pubblico sul blog smetteredilavorare.it. Si può comprare la felicità? Negli ultimi anni alcuni studi hanno mostrato come all'aumentare del reddito di una persona anche la sua felicità aumenti. Ma è realmente così? In realtà c'è un aspetto che difficilmente si tiene in considerazione quando si parla di felicità, ovvero la condizione di partenza. In questo articolo vorrei raccontarvi quello che dicono le ultime ricerche e scoperte in tema di felicità, a quali conclusioni sono arrivate e perché ancora una volta dimostrano che la felicità non può essere comprata. Tutti gli studi eseguiti in tema di felicità arrivano a stabilire un concetto cardine che sembra ormai essere assodato. La felicità aumenta all'aumentare del reddito, ma solo fino ad un certo punto. Gli scienziati hanno cercato di stabilire questa soglia di guadagni e, rielaborando i dati passati di diversi studi, sono arrivati alla conclusione che fino ad un reddito di $100,000 lordi l'anno, la felicità cresce di pari passo ai guadagni, ma poi si ferma. Questo concetto all'interno di questa community lo abbiamo sottolineato infinite volte. Una certa tranquillità economica non può che aiutare le persone, ma quando si sconfina nel consumismo ci si allontana dalla felicità, anzi si finisce per ritrovarsi infelici, perché avere tutto e subito rende la vita noiosa e priva di stimoli. C'è però un nuovo aspetto interessante che emerge da questo studio che è intitolato Reddito e benessere emotivo, un conflitto risolto. Ovvero il fatto che le persone che sono già infelici non traggono alcun giovamento dal possedere più denaro. I ricercatori hanno spiegato che negli anni passati si erano mal interpretati i dati e non si era tenuto conto della condizione di partenza delle persone coinvolte. Dopo una revisione si sono resi conto che per capire se il denaro potesse comprare la felicità, bisognava tenere conto del livello di felicità iniziale di ogni individuo. Insomma, alla fine ciò che hanno compreso, e che è anche la parte più importante, è che se si è infelici per motivi che non riguardano il denaro, i soldi non cambieranno la situazione. E questa, paradossalmente, è la condizione nella quale si ritrovano la maggior parte delle persone. Se pensiamo alla nostra vita, quasi tutti abbiamo sufficiente denaro per condurre un'esistenza confortevole e agiata. Certo, non si naviga nell'oro, ma in Italia, per esempio, dati Istat alla mano, solo l'11% della popolazione è povera. All'interno di questi, tra l'altro, il 7,5% si ritrova in povertà assoluta. Quindi vuol dire che circa il restante 90%, tutti noi praticamente, non ha problemi economici e pertanto se si sente infelice lo è per altri motivi. Quali sono questi motivi? Beh, sempre secondo gli studi abbiamo lo stress per uno stile di vita troppo frenetico, l'isolamento sociale dovuto alla tecnologia e ai social network che portano alla negatività e alla diffidenza. La tendenza compulsiva al confronto con ciò che sono e hanno gli altri, che porta all'invidia e all'impotenza che si prova nel non riuscire ad avere il controllo su ciò che accade intorno a noi. E naturalmente i problemi di salute fisici e mentali. Tutti questi fattori poco hanno a che vedere con il denaro e dipendono solo da come crediamo sia normale condurre la nostra vita. Insomma, puoi anche dedicarti a guadagnare una montagna di soldi sgomitando a destra e manca e facendo carriera, ma questo non rimuoverà i fattori che rendono la tua infelicità persistente, perché sono tutti intrinsecamente legati alla società in cui siamo immersi. Dunque, ancora una volta, gli studi dimostrano che se non si è in grado di cambiare la propria mente e di governare i propri pensieri, se non ci si allontana dalle assurde dinamiche della società in cui viviamo, di certo non sarà il denaro a portarci verso la felicità che cerchiamo. Pensateci ogni volta che ritenete che un avanzamento di carriera, maggior successo o qualche oggetto costoso vi solleveranno dall'infelicità, perché non capiterà.